Cari amici trader, buongiorno, ben trovati con un nostro nuovo video di analisi. Maurizio Orsini, Mauri Forex. Oggi giovedì 17 di novembre, andiamo a dare un'occhiata sempre con il nostro metodo di price action e grafici giornalieri all'euro dollaro, coppia principale, ma non possiamo non partire dalla valuta principale che origina un po' la maggior parte dei movimenti direttamente o indirettamente sulle coppie CFD nel Forex, cioè il dollaro. Perché? Perché dopo la violazione la settimana scorsa di tutta questa zona daily, tra virgolette, di supporto, abbiamo avuto una forte continuazione short che ha portato alla quotazione proprio l'altro ieri su questa zona di supporto area 12.980, generando un cambio di tendenza non solo nel giornaliero ma anche addirittura nel settimanale, con la prospettiva di vedere una continuazione short della correzione nel mensile. Vedete il cambio di trend potenziale, perlomeno nel settimanale, dico potenziale perché c'è stata effettivamente una rottura della media mobile e anche di tutta questa zona di supporto, ma la settimana non è ancora terminata. Abbiamo la giornata di oggi e poi tutta quella di domani. Non è escluso, per quanto sia magari difficile, che il prezzo possa con forza ritornare in alto, disegnando una grande falsa rottura di tipo weekly. Ma se la quotazione dovesse rimanere al di sotto della media mobile, potremmo parlare ormai di rottura confermata, e a quel punto di una continuazione della correzione di tipo mensile. Questo è il grafico mensile, ovviamente long, correzione tecnica che potrebbe proseguire anche fino ad area 12.008, se non addirittura più in basso. Quindi tutto questo per dire cosa? Che vista la tendenza ormai ribassista possiamo assolutamente andare a ricercare delle opportunità in vendita di dollari, possibilmente in questa zona o anche leggermente più su guardando il grafico del dollar index, e appunto per correlazione all'interno del grafico dell'euro dollaro possiamo andare a ricercare nuovi spunti nella direzione di questa nuova tendenza long. Vedete rottura di tutta la zona giornaliera e dell'area settimanale, e ora ci troviamo vicino a quest'area di resistenza, per cui la strategia potrebbe essere quella di ricercare dei movimenti di correzione per andare poi a valutare dei segnali di price action in acquisto e prenderci una continuazione poi della tendenza long. In alternativa potremmo andare a ricercare anche dei segnali di vendita per una rapida entrata contro trend, ma l'ideale sarebbe vedere un prezzo un po' più in alto in questo senso. Però ecco, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Più o meno uno scenario simile l'abbiamo anche con altre coppie col dollaro al denominatore, ma anche con per esempio alcuni CFD come per esempio l'oro piuttosto che l'argento. Quindi vedete tutti scenari abbastanza simili, tendenze rialziste in fase di leggera correzione, quindi il quadro è più o meno lo stesso. Di fatto anche l'oro è quotato in dollari, per cui occhio alla ricerca di segnali rialzisti, possibilmente su livelli di prezzo migliori, per avere un miglior rapporto fra rischio e rendimento. Ovviamente se vi fa piacere, all'interno del mio sito mauriforex.com, nell'area analisi mercati, potete vedere ogni giorno i miei video con la mia personale operatività, quindi sono video di trading e formazione in cui spiego la mia operatività, i segnali che vedo giornalmente, la gestione delle operazioni, delle entrate, del rischio eccetera, per cui se ci saranno ovviamente dei setup di price action validi da tradare lo vedremo ogni giorno all'interno di questi video. E un caro saluto a tutti, buona continuazione di settimana con Maurizio, Mauri Forex.